Cari amici, ma soprattutto amiche di Giancoli! Soprattutto amiche di Giancoli! Bentornati a un nuovo episodio di Cucina da Ricchi per Poveri. Il format in cui ricreiamo i piatti più costosi del mondo, utilizzando però ingredienti poveri, umili, alla portata di tutti, che però devono essere sempre simili agli ingredienti originali. Vogliamo dire che oggi abbiamo il pubblico in studio, cioè mia mamma che mi è venuta a trovare ed è qui davanti a noi, quindi farò il bravo, mamma. Quindi niente parole. Stai zitto! Grazie. È sempre bello far vedere a tua madre come tratti gli amici, guarda, sono sicuro che apprezzerà. Dopo aver ricreato la pizza, l'hamburger, il grill cheese, l'hot dog, che cosa faremo oggi? Oggi torniamo in quel di New York, nella grande mela, per ricreare il bagel più costoso del mondo, del valore di ben $1000. Vogliamo iniziare ad elencare gli ingredienti da ricchi e quelli nostri per poveri? Direi proprio di sì. Iniziamo! Allora, amico mio, iniziamo a presentare gli ingredienti di questo bagel che viene fatto nel Westin New York Hotel di Times Square. Come se avessi saputo di dove era sto albergo. Avessi saputo di dove era. Avessi saputo dove... Come se avessi saputo dove... Come se sapessi. Come se sapessi di cosa stessi parlando. Andiamo avanti che è meglio. Allora, iniziamo ad elencare gli ingredienti. Ovviamente il bagel che noi abbiamo pagato €1. Qui ne abbiamo due perché ce ne facciamo una a testa, quindi sono €2, ma contiamo €1 solo perché ci sta. Cream cheese, che noi sostituiremo con del Philadelphia pagato €1,84, e del mascarpone, che abbiamo pagato €2,95. Il bagel da $1000 ha del tartufo bianco d'alba, che noi sostituiremo con l'ormai celeberrimo olio al tartufo da zingari, pagato €4,69 tanto tempo fa. Quindi, diciamo, il prezzo su questo è stato ammortizzato al massimo. Dopodiché, una cosa molto, ma molto interessante, che ci vuoi spiegare tu? Con molto piacere, perché questo bagel dentro ha anche della gelatina al Ruffles. No, Ruffles era droga dello stupro. Sì, non si può dire. Ok, non si può dire? Il nome corretto è Riesling, che è un vino molto fruttato, sì, dell'Austria, della Germania, di quelle parti là, diciamo. E cosa abbiamo fatto con questo vino? Abbiamo fatto una gelatina con l'infusione di bacche goji. Ecco qui la gelatina che abbiamo fatto un paio d'ore fa, si è già più o meno solidificata, bene o male, ma dovrebbe già andare bene per il nostro scopo. Il vino l'abbiamo pagato €3,75, le bacche di goji €3. Falle vedere. Eccole qui. Che abbiamo usato, cioè che hai usato tra l'altro. Per l'infusione. Domanda, la mia manodopera quanto vale? Cioè, il lavoro che ho fatto? Niente, assolutamente una pacca sulla spalla. Ah. Una però. E in conclusione cosa abbiamo, caro Oki? Ovviamente un po' d'oro, questa volta non spray ma polverina, che abbiamo pagato €5,50. Era da un po' che tornava l'oro. È vero, era un pochino che mancava soprattutto questa polverina magica. Quindi totale €22,73, un po' meno rispetto al bagel da $1000. Però manco troppo in fondo, dai, che manca un paio di $100. No, giusto. Diciamo che grammatica e matematica non erano le tue materie preferite. No, no, infatti mi sono sempre domandato perché le maestre mi odiassero. Cioè, non me lo spiego. Vogliamo assemblare e mangiare, amico mio? Direi proprio di sì. Assembliamo! Allora, abbiamo dato una scaldata al bagel, iniziamo da... Iniziamo mettendo fra queste due fette di bagel il Philadelphia che abbiamo mischiato col mascarpone, quindi... Tra l'altro i bagel mi fanno impazzire. Madonna. Se siete mai stati a Londra o se ci andrete, andate a mangiare i bagel cream cheese e salmone dal bagolaro di Brick Lane, perché è una cosa veramente clamorosa. Dal bagolaro? Dal bagolaro di Brick Lane. Che è proprio inglese come parola. Assolutamente. Dal bagolaro. Ma manco lui è inglese. A posto. Nella ricetta che abbiamo trovato online non diceva che ci dà il mascarpone, però guardando il video di Worth It con le nostre due copie, perché sono chiaramente tu copie. Tu sei cinese però. Sì, mi sta bene, mi sta simpatico. Che chiaramente, anche se l'hanno fatto molto prima di noi, sono molto molto più conosciuti. Chiaramente sono loro che hanno copiato il nostro stile, mi pare ovvio. E invece il caminetto c'hanno il ragazzo dietro. Erfonico. Comunque, dicevo, nel video che hanno fatto loro dedicato a questo stesso bagel, il cuoco ci metteva dentro, anzi lo chef ci metteva dentro appunto anche il mascarpone. Quindi chi siamo noi per non mettercelo? Chi siamo noi? Infatti. Dopodiché ci andrebbe il tartufo bianco d'alba e noi abbiamo il tartufo de rame qua.
Poco. Ho imparato. Anche se credo che in questo bagel il sapore del tartufo sia molto presente. Allora, guarda, passo lo scettro del tartufo nelle tue mani e ci pensi tu. E io ti giudicherò. Che giudichi, te? Giudico, sto giudicando. me lo dirai anche in faccia? No, mi giro, mi allontano e te lo dico dopo. Ma questo è il tuo? Beh, sta vicino a me, quindi sì. Allora posso pure rovinarlo. Cosa? Io direi basta. Tu diresti basta? Io sì, tu? Ok. Secondo me ce l'hai messo poco. Ce l'ho messo poco? No, no, in realtà volevo solo rompere i coglioni, okay. Però secondo me ci sta. Al massimo lo aggiungiamo dopo. Sì. Come diceva sempre mio nonno, fai sempre in tempo a mette, ma non fai in tempo a levà. Invece mio nonno diceva sempre baciale la mano e poi mettilo te. Chissà, prezza. Grandi citazioni. Grandissime. Dopodiché è il momento della tua fantastica gelatina, come diceva anche Brian dei Griffin, è sempre l'ora della gelatina. Al burro, al burro, al burro, al burro, d'arachidi, d'arachidi. Basta. Posso dire una cosa? Ma tu mi stai dicendo che potremmo avere l'alcol sotto forma di gelatina? Ebbene sì. Potremmo avere l'alcol sotto forma di gelatina e se ben ti ricordi a un capodanno abbiamo fatto anche le gelatine alla vodka. No, erano gli orsetti gommosi alla vodka. Però me ne sono mangiati 4 kg, tipo. Sì, però con erano buoni. Erano proprio buone, però dovresti fare la gelatina del whisky. Sarebbe male. Beh, la gelatina di whisky torbato, però. Mi è sputato, mortacci. Senti, diamo una assaggiata prima di provare, di metterla nel bagel. Vai. Madonna, come svampa dei vino, sì. Porco Dio, sembra una stazione metro di periferia di Roma alle 5 di mattina. Quella sa di birra. È buona. Mortacci. Senti il retrogusto del vino? Sì. Arriva dopo, prima è tutto la parte fruttata. Ah, è vero, mazza che buono. Mazza è buono. Che non è male, sono contento, sono stato bravo. Allora! E il bacchetto di Koji ne senti? Perché no. Ne sento. No, quindi niente. Perfetto. Allora questo va tipo a pezzetti, a pezzetti, vero? Sì. Sì, sì, così. Bravissimo. Esatto, mia madre sta a fare una caciara da quando è arrivata. La smetti di trattare male tua madre. Beh, lo sa che va. Il mio è decisamente più bello del tuo, ovviamente, e non solo il bagel. Cosa? Ma perché tanto te l'ho sempre detto che io sono molto più rustico perché sono cresciuto in campagna, ma il cibo che faccio io è più stupido. No, vuol dire bello pieno. Vabbè. Più bello pieno. Oggi è proprio la grammatica, vabbè, eh? È una vergogna. E quindi loro ci metterebbero un po' di foglie d'oro. Sì. Noi ci metteremo la polverina. Se poi magari smettete di urlare per parlarvi è meglio. Cioè, la io adesso posso dirlo perché c'è la Serena di mezzo, ok? La bruttezza di sto video, cioè, veramente non ho parole. Aiuto, porco. Hai paura che la faccia? Aspetta, faccio quella di vista. Ti do un abbraccio. Ok, un abbraccio. Ah. Lo so che lo stai solo per rompere i coglioni, ma mi piace lo stesso. Comunque ricorda un po' quell'origine, cioè... Sì, molto lontana, manca il tartufo, manca l'oro vero. Va bene, il bagel è pronto e vogliamo mangiarlo. Non dobbiamo prima chiuderlo. Dai, ti prego, sì, finiamo sto video. È quasi un peccato premerlo e fa quella tutta sta gelatina comunque, Però farò lo stesso. Alla finta ricchezza! Sempre! Viva la povertà! Ma prima di mangiare ricordatevi di supportare il canale come? Iscrivendovi se non l'avete già fatto, lasciando un like e anche un commento a questo video. E detto ciò, mangiamo? Cheers! Al contrario, però. Ovviamente. Ma una merda! Non ti piace? È proprio una merda! Madonna, fa schifo, zio. Te posso dire una cosa? Mi piace. Davvero? Vabbè, ma tu fai schifo. Cioè, è una cosa tremenda, zio. Sì. Quando ti chiamo zio, sai che... Sono serio. Serio? Forse tu non hai un palato raffinato come il mio per apprezzare queste cose da ricchi. No, non ce la posso fare, calcola. Fa troppo schifo. Cioè, eppure sai che la mia soglia di tolleranza è altissima, eh. Stiamo parlando con l'uomo che ha mangiato un cornetto con del prosciutto crudo intorno. E il cornetto era gelato, no? Il cornetto algida. Decorazione. Sembra che te mangi pane e marmellata con bicchiere di vino bianco vicino. Ti stavo per chiedere a quanto venderesti questa versione del bagel. Però immagino che non lo venderesti a ma questo punto. Ma che venderei? Perché tu venderesti sto schifo? Beh, sì, perché no? Dai. Madonna mia. Quindi è la cosa peggiore che abbiamo mangiato in questo format? Beh, assolutamente sì. Anche a te che ti piace non mi puoi dire. Non è la cosa più buona che abbiamo mangiato in questo format, sicuramente.
Probabilmente è la cosa meno buona, però non lo disprezzo. Non riesci a dire la cosa peggiore, te. Sei talmente buono che ti dispiace per il bagel. Ci provo. Ci sta sorridendo. Come faccio a dirgli? Non sei tu. È lui. Sei un bravo bagel. Sei un bravo bagel. Sta tipo di domenica mattina dopo che hai fatto qualcosa di molto sbagliato, sto bagel. Ovviamente quel sapore in bocca tipo napalm. Sì. Questo fa uguale. Se c'ho un bagel a disposizione ci metto dentro un po' di salmone, un po' di Philadelphia, un po' di insalata iceberg. Non interessa a nessuno, tra l'altro. Okay. Se non vi interessa lasciatelo scritto nei commenti. Quindi fateci sapere nei commenti se avete qualche ricetta da ricchi che vorreste vedere ricreata. Noi chiudiamo qua malissimo. Malissimo però sapendo che questo bagel ha fatto del suo meglio. Vuoi lasciare i nostri amici con una frase storica delle tue? Ricordate sempre che il bagel vince sempre sull'odio. Direi che Doki Redoppiati è tutto. Ci vediamo al prossimo bagel. Ciao.